Voi due tenetelo d'occhio, mentre io, che sono il re dello scoop, mi occupo della radio. Adesso basta, sappiamo tutti che Ippolito non è uno Sdeng. Certo che Ippolito non è uno Sdeng, infatti è uno Slurg. Se riuscissimo a trovare il meteorite, capireste che non c'è alcun disco volante. Calcolerò il punto d'impatto del disco volante. Di ciò che è accaduto? Ho già calcolato la traiettoria delle stelle cadenti. Allora, signora direttrice, com'è il nuovo filo per la biancheria? Mi sembra perfetto, signor Ippolito, ma perché l'ha cambiato? Ma solo perché ho notato che quello vecchio era ormai molto consumato, tutto qui. Lei è un uomo davvero previdente. Non è un filo per stendere, è un'antenna che capta i nostri pensieri mentre dormiamo. Oh? Tranquillo, ora penseremo ad aiutare Olga. Porti con te il tagliaunghie? Certo, anche se non l'ho mai usato. Lo tengo solo per i casi di estrema urgenza. E si tratta di un filo speciale, signora direttrice. Ah, sì? È un 4 mm e mezzo di nylon rivestito di poliacrilato usato come cavo dei freni sui missili. Insomma, è super resistente. Oh, delle buone notizie! Ho finito di riparare la sua radio. Se vuole seguirmi... Ok, ragazze, ho disattivato l'antenna captapensieri. Aspettate, non abbiamo le prove! Il contrattacco è appena cominciato! Affermativo! So già che qualcuno diventerà verde di rabbia quando accenderà la radio. Come può vedere, è praticamente nuova. E ora glielo dimostrerò. Grazie mille, Ippolito. Mi chiedo come faremmo senza il suo aiuto.